Pier Nicola Pedicini, tiriamo le somme di questa giornata, tanti giovani, tanti discorsi interessanti fra chi vuol partire e chi vuol restare. Chiaro che questa giornata è per invogliare a restare al sud, a impegnare la propria vita per rilanciare quello che è una zona fra, lo sappiamo tutti, insomma, quelle che più hanno bisogno, ecco, di aiuto in Italia. Tiriamo le somme, ecco, di questa giornata qui al Parlamento europeo. Sì, una giornata dedicata al Mezzogiorno d'Italia, che è la zona che ha più bisogno non soltanto in Italia ma in Europa. Rimane l'area più difficile da trattare anche dal punto di vista della politica di coesione, la politica europea che vuole ridurre il divario territoriale con tutte le altre aree sotto occupate o comunque in ritardo di sviluppo socio-economico d'Europa. I giovani devono essere protagonisti di questa operazione, devono essere protagonisti di queste politiche. Purtroppo ad oggi questo non avviene, spesso sono costretti a subire le politiche non soltanto dell'Unione Europea ma specialmente degli Stati nazionali, specialmente quindi dell'Italia. Noi oggi non soltanto abbiamo ascoltato le loro testimonianze per poter, come dire, indirizzare meglio anche la legislazione europea finalizzandola proprio al loro maggiore impiego, al loro maggiore soddisfacimento, ma anche per capire che loro hanno un obiettivo che molto spesso non corrisponde alle nostre idee. Loro ci hanno parlato di mobilità, né di partire né di restare, ma di essere in movimento, sono pronti a muoversi e questo è un elemento fondamentale per capire bene che cosa dobbiamo fare noi. È chiaro che abbiamo parlato anche con la Commissione Europea, con l'esecutivo, che ci ha dato anche il quadro di azione in cui ci possiamo muovere e come attraverso le loro indicazioni è possibile strutturare meglio la nostra azione politica. Un comune denominatore degli interventi è un po' l'assenza dell'Italia, in questo caso poi ovviamente le colpe ricadrebbero sul Parlamento, quello nazionale, un'assenza proprio di politiche per l'aiuto dei giovani. C'è chi ha citato la Scandinavia, che non la scopriamo oggi, ma è da sempre che adotta politiche per creare ricchezza ed economia proprio grazie ai giovani. Allora perché siamo sempre fermi? No, io non la metterei sulla questione italiana, è una questione del Mezzogiorno d'Italia, perché questo avviene non tanto per responsabilità dei parlamenti, ma avviene per responsabilità dei governi. I governi il più delle volte negli ultimi 30 anni sono stati espressioni di forze territorialiste che hanno difeso soltanto una parte del paese, cioè il settentrione d'Italia e al limite il centro d'Italia, a danno però del Mezzogiorno, del sud d'Italia, dalle quali hanno estratto le migliori risorse economiche e soprattutto sociali, hanno tirato via il meglio, cioè questi ragazzi che sono costretti ad andare via. Non è una circostanza, diciamo, casuale, è una circostanza voluta proprio da questi governi. Svuotare il Mezzogiorno d'Italia è un progetto bello preciso per portare queste competenze, queste giovani che hanno tanta energia al nord, per mantenere, per sviluppare e continuare a sviluppare il nord. E questo è il trend che va fermato ed è questo che dobbiamo rappresentare in Europa. Noi siamo cittadini europei, questi ragazzi sono cittadini europei e devono sapere che le istituzioni europee sono dalla loro parte. Se non lo fossero, ecco, ci sono alcuni pochi rappresentanti che invece devono pretendere che questo avvenga. Tiriamo le somme, da domani per i giovani l'impegno dell'onorevole Pedicini quale sarà? Ma il mio impegno non è da domani, il mio impegno è da ieri, il mio impegno è da sempre. Io sono segretario di un movimento che si chiama Movimento Equità Territoriale, stiamo lavorando da sempre affinché il Mezzogiorno possa avere davvero un riscatto e naturalmente si spera che i protagonisti siano proprio i giovani.